bene. Le vicende societarie, 3 bilanci dichiarati nulli con sentenza dal Tribunale dell'Aquila, l'indagine sulle plusvalenze sospette con Juve Parma, tifosi sul piede di guerra e, come già accaduto 2 settimane or sono all'Adriatico, anche con la Pistoiese non si prevede un clima eufemisticamente sereno. Dal canto suo la squadra appare in ripresa, Grosseto il miglior primo tempo della stagione, ma serve continuità. Le probabili scelte, in teoria non ci sarebbe motivo di cambiare, a dire il vero forse una sola variante rispetto alla squadra che ha espugnato lo stadio Zecchini, il rientrante Drudi al centro della difesa in luogo di Ingrosso. Scalpita capitan Memusciai, che tuttavia dovrebbe partire ancora dalla panchina. Del resto la coppia di Ambo Pompetti ha funzionato, davanti Clemenza e Dursi a supporto di Ferrari. Se così fosse sarebbe quasi una notizia, addirittura soltanto una volta Uteri ha confermato in blocco la stessa formazione in 2 partite di fila, ovvero contro Cesena e Teramo, per 10 undicesimi in 4 gare ma non consecutive. Nelle parole del tecnico, autocritica, nessuna scusa e un commento a margine delle vicende societarie. Dopo un buon inizio in cui avevamo idee, un po' siamo calati, ma non tanto nelle prestazioni, siamo calati soprattutto nelle scelte, che molto spesso non ci hanno dato ragione. Siccome le scelte le ho fatte io, mi prendo in pieno le responsabilità, questo ne abbiamo sbagliato. Fortuna e sfortuna non esistono, vuol dire che fino adesso abbiamo raccolto quello che in realtà abbiamo meritato. Ho letto di questa notizia, però ciò che sono cose che non conosco profondamente. Ciò che posso dire riguarda il presente è che qui c'è un modello organizzativo importante, questo sicuramente è merito della società, è che qui dal punto di vista del lavoro non ci manca nulla, è che qui io alleno da tanti anni in Serie C, è che qui anche dal punto di vista dei pagamenti c'è una puntualità come quasi mai mi è capitato, e quindi non lo so, le altre cose non le conosco, ma qui si può fare calcio. Pistoiese in difficoltà, un solo punto nelle ultime 4 gare. 6 gol incassati a Modena, 3 col Gubbio in casa domenica scorsa. Fuori 6 punti in 9 gare, ma arancioni capaci di vincere a Pesaro, soprattutto di pareggiare a Siena e a Cesena. Insomma, sulla carta match abbordabile, ma le partite sarà una banalità, si vincono sul campo e non a chiacchiere. Unico assente Tempesti, torna a disposizione Vano, trascorso in D nel Chieti. 3-5-2, il probabile 11, Crespi tre pali, Sabotic, Ricci e Gennari nel cuore della difesa. Mezzoni e Martina sulle fasce. Santoro in cabina di regia. Mezzali, Romano e Castellano. In attacco al rientro dalla squalifica Vano, che nel frattempo ha smaltito l'infortunio alla caviglia. Al suo fianco l'ex Teramo Pinzauti. Il tecnico David Sassarini. Ma è una squadra che gioca un ottimo calcio con un ottimo allenatore. È una squadra costruita per vincere il campionato. E quindi dobbiamo avere tutte le attenzioni del caso, è una sfida difficile ma non impossibile. La Pistoiese cosa deve fare? Deve fare la sua partita, deve star concentrata per tutti i 90 minuti di recupero e cercare di portare dalla propria gli episodi che abbiamo visto che nel corso del campionato sono stati poi decisivi sia in positivo che in negativo. Loro hanno nel loro DNA questa capacità di giocare, di essere propositivi, di proporre gioco, di costruire, di portare pressione, una squadra che il campo lo tiene bene, poi magari i punti che hanno fatto non corrispondono a quello che in generale sono state le prestazioni. Le immagini di alcuni precedenti, la prima sfida all'Adriatico, 17 giugno 1979, il Pescara di Angelillo prevale nettamente 3-0 il verdetto finale, marcatori Cinquetti su punizione, Bruno Nobili e Mimmo Di Michele. 21 aprile 1996, sconfitta del Pescara di Gigi Maifredi, vantaggio ospite firmato da Nardi, momentaneo 1-1 di Michele Baldi con questo diagonale al volo, match winner Nardini nella ripresa, la Pistoiese vince 2-1. Sempre in B, 28 maggio 2000, il Pescara di Giovanni Galeone si impone per 1-0, decide Max Allegri sul calcio di rigore. 6 aprile 2008, Serie C, stesso verdetto per i biancazzurri allenati da Franco Lerda, primo gol col Delfino di Ciccio Dettori su cross di Simone Felci. L'ultima volta tra Pescara e Pistoiese, 10 maggio 2009, sempre in C ma sul neutro di Giulianova. Prodezza balistica di Tommaso Coletti, nel secondo tempo assi del solito Felci e 2-0 siglato dall'uruguaiano Lines.